1764 concernente la nomina di Domenico Orcuria commissario per la ripresa in sicurezza dell'attività scolastica. 3 minuti, senatrice. Grazie Presidente. Signora Ministro, da quanto si apprende da notizie di stampa, il Governo nel cosiddetto decreto semplificazioni ha affidato al commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, la gestione della ripartenza dell'anno scolastico 2020-21. Dopo aver esautorato il Parlamento dalle sue funzioni, il Governo si appresta a fare lo stesso con i componenti dell'esecutivo. Fino ad oggi sono emerse tutte le criticità che hanno caratterizzato i provvedimenti governativi in materia scolastica, emanati a seguito dell'emergenza Covid, a cominciare dal decreto legge 8 aprile 2020, numero 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nel quale molti aspetti inerenti alla gestione della riapertura delle scuole in presenza a settembre non hanno trovato un'adeguata soluzione. Anche in fase di conversione sono rimaste molte incertezze, soprattutto riguardo la possibilità di realizzazione del giusto distanziamento tra gli studenti, del reperimento degli spazi, del reclutamento degli insegnanti necessari. Solo a fine giugno sono state emanate le linee guida per la riapertura delle scuole, un compendio di indicazioni generiche e prive del necessario approfondimento tecnico, senza azioni metodiche e tempi certi, nonostante la stesura sia stata affidata ad un comitato tecnico-scientifico specificatamente nominato. Il presidente dell'associazione Presidi ha segnalato che c'è necessità di 40.000 classi aggiuntive per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza. In recenti dichiarazioni il Ministro ha avanzato la possibilità di utilizzare altri spazi per creare aule, ma si tratta di soluzioni di cui ancora non si conosce la praticabilità effettiva. Totalmente ignorato, tra l'altro, il contributo che possono fornire con i loro spazi 12.564 scuole paritarie. 12.564 scuole paritarie, Ministro, presenti su tutto il territorio nazionale. Appare di dubbia realizzazione l'idea di recuperare vecchie scuole dismesse o di attuare l'entrata in classi per fasce orarie. Per esprimere il malcontento, Ministro, in questa generale situazione nei confronti del Governo, insegnanti, studenti, genitori hanno manifestato e continuano a manifestare. Nel resto d'Europa le scuole sono state gradualmente riaperte nel rispetto delle norme di sicurezza, assicurando il pieno rispetto al diritto all'istruzione. Un sondaggio dell'autorità per le comunicazioni risulta che 10 ragazzi su 100 sono rimasti esclusi completamente dal processo di apprendimento online e un ulteriore 20% ha potuto frequentare i corsi soltanto in modo saltuario e le lezioni non sono state chiaramente seguite perché non in possesso di PC, tablet e connessione internet. Di fatto quindi è stato precluso a molti studenti il diritto allo studio. Quanto premesso per sapere quali siano le motivazioni che hanno portato l'esecutivo alla decisione di affidare al commissario straordinario Domenico Arcuri la gestione della ripresa dell'anno scolastico 2020-21. Grazie. Grazie senatrice Alessandrini. Risponde la ministra dell'istruzione, onorevole Lucia Azzolina. Grazie Presidente. Senatrice Alessandrini, il suo quesito mi induce a precisare preliminarmente l'esatta portata della disposizione contenuta nel decreto legge sulle semplificazioni. Diversamente da quanto lei sostiene, il commissario straordinario non è affatto incaricato della gestione della ripresa del prossimo anno scolastico. Con la disposizione in esame, infatti, si prevede esclusivamente che il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui è l'articolo 122 del decreto legge 18 del 2020, disponga sino al termine dello stato di emergenza degli speciali poteri conferitigli in relazione ai soli acquisti delle dotazioni strumentali eventualmente necessarie a contenere e contrastare l'emergenza nelle istituzioni scolastiche. L'avvio del prossimo anno scolastico, come ho precisato più volte, è invece accompagnato e sostenuto costantemente dal Ministero dell'Istruzione. Al fianco delle scuole vi sono di fatto una cabina di regia nazionale con compiti di coordinamento e tavoli regionali insediati presso gli uffici territoriali del Ministero cui, come già detto, sto partecipando personalmente. Ci stiamo impegnando
per fornire soluzioni concrete nel rispetto dell'autonomia scolastica. Le linee guida da lei richiamate, già diramate a tutte le scuole, sono il frutto di confronto e condivisione con gli attori del mondo della scuola, con le regioni, con gli enti locali, con le forze sociali. Non sono affatto generiche, ma vanno proprio in questa direzione. Alla descritta costante e capillare attività di rilevazione dei bisogni, sintesi e ricerca di soluzioni, come più volte ricordato, si affianca la concreta azione del Governo, che ha stanziato le risorse finanziarie necessarie all'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico. Ciò permetterà di incrementare fino a 50.000 unità il personale docente e ATA per il prossimo anno scolastico sulla base delle concrete esigenze che emergeranno dai territori. Continuiamo ad investire anche nell'innovazione tecnologica, proprio per superare quel divario digitale da lei richiamato e garantire a tutti il diritto allo studio. Ricordo che il Comitato Nazionale per la Banda Ultralarga ha approvato un importante piano scuola, prevedendo la ridestinazione di 400 milioni a favore delle scuole per portare la banda ultralarga alla porta di ciascun edificio scolastico e per garantire il canone di connettività gratuito per 5 anni alle scuole. Aggiungo che recentemente sono stati destinati alle scuole secondarie di secondo grado statali ulteriori 29 milioni di euro per finanziare le smart class. Voglio concludere ribadendo con fermezza che nessuno studente sarà lasciato indietro. Il Governo sta lavorando ogni giorno per garantire l'effettività del diritto allo studio, unitamente alla libertà di scelta educativa delle famiglie. Grazie. Grazie, signora Ministra. Interviene in replica sempre la senatrice Alessandrini per 2 minuti. Grazie, signora Ministro. Chiaramente mi ritengo assolutamente insoddisfatta. Ancora una volta riceviamo da lei risposte che delineano un quadro di misure totalmente insoddisfacente e la delusione non è solo la mia e del mio partito Lega Salvini Premier, ma di tutto il mondo della scuola, di tutti i padri e le madri che si aspettavano sicuramente altro, ben altro da lei e dal governo. Attualmente ho 2 certezze, Ministro. La prima è che lei non sia in grado di gestire la scuola in una situazione di emergenza come questa. La seconda è che lei non sarebbe stata in grado di gestire la scuola nemmeno in una situazione di normalità. Se ne è accorto anche il suo Premier, che ha voluto commissariarla in alcune delle sue funzioni, non ritenendola all'altezza di questo compito. Quindi, Ministro, le chiedo un atto d'amore nei confronti della scuola, si dimetta dal suo incarico e lasci il suo posto a qualcuno di davvero competente. Grazie. Grazie, senatrice Alessandrini. Che succede? No, 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 no. Allora, commessi, per cortesia, intervenite. Chiedo ai colleghi di ritirare immediatamente il cartello. Sappiamo che... Soprattutto fate passare. Allora, riprendiamo. Allora, colleghi, vi invito a riprendere posto e sapete benissimo che non è consentito l'esposizione di cartelli in aula e soprattutto non è consentito ostacolare i commessi che sono intervenuti. Allora,